Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi andiamo a testare fisicamente questa corona dell'Ace Elite, questa GT Phenom, che ho voluto utilizzare su Automobilista 2 perché stiamo tutti fremendo in attesa dell'uscita di questa patch 1.6, e con questa splendida McLaren MP4-8 sul circuito di Outlaw, che non è proprio un circuito adatto alle Formule 1, però mi piace tanto questo circuito, questa macchina, quindi volevo provare questa combo. Allora, questa corona dell'Ace Elite com'è? Dai primi test, ragazzi, ve lo dico subito, gran corona. Le mie impressioni erano giuste, il mio sesto senso ha parlato bene. Questa corona è con questo corpo in alluminio CNC, con questo corpo molto leggero e queste impugnature in poliuretano, ragazzi, fanno trasferire il force feedback al minimo dettaglio, ragazzi. All'inizio dice vabbè, che piccolina, com'è? Vi assicuro, è molto resistente, fa egregiamente il suo lavoro e vi dico che dopo una bella lunga sessione di guida lo guarderete con aria soddisfatta. Quello che mi colpisce particolarmente, ragazzi, sapete cos'è? I paddle delle marce. Innesto ultra rapido, ultra leggero, il grip è azzeccatissimo, sopra il fiber carbon come vi ho parlato nell'unboxing, ma questa leggerezza è pazzesca, ragazzi. In tutta la sua semplicità questa corona restituisce un dettaglio fantastico, ma l'efficacia, ragazzi, mamma mia, che poi non è così piccola, il diametro di 29,5 non è un volantino piccolo. Però il suo peso così ben equilibrato, 700 grammi, vi restituisce questa... cioè tutte le vibrazioni del segnale che vi manda la base sono trasferite in modo fantastico. Che bella sta combo, ragazzi. Poi, parlando di LED, quello che mi piace è che ci sono 10 pulsanti, tutti configurabili, funky stick, 3 encoder rotativi. È tutto proporzionato in modo giusto, pulsanti retroilluminati belli, consistenti, presenti, il feeling e la precisione sono... sentite st'audio? Dicevo, gli innesti sono fantastici, ma anche la precisione e la risposta di tutti i pulsanti, poi retroilluminati, basta uno sguardo, subito ci si capisce. Ho disabilitato l'ABS e il TCI, ma addirittura funzionano indicandovi con una luce blu. Adesso non credo che si veda da questa inquadratura, ma da una luce blu quando si attiva, quindi abbiamo anche la percezione visiva se eventualmente esageriamo, oltre alla sensazione ovviamente che abbiamo in guida. E queste sono delle piccole chicche sulla programmazione del profilo che Andrea ha fatto per Simab, tutto personalizzabile. I 9 LED per gli RPM sono essenziali, mi piace tanto la configurazione sull'ultima parte in cui, per darvi modo di cambiare nel momento giusto, c'è il lampeggio con l'illuminazione ovviamente che aumenta in modo tale da farvi percepire. È solo una questione di configurazione, però va sottolineato perché molti non vi fanno i profili così, quindi anche questo cura del dettaglio. Pensavo che gli stickers neri avrebbero intaccato alla visibilità della luminosità dei pulsanti, ma ho sottovalutato comunque la cura del dettaglio che Ace Elite mette in questa e in tutte le corone che fa. Ragazzi, veramente i ragazzi sono fantastici, hanno veramente pensato a tutto, e il tocco di magia ovviamente ve lo dà la personalizzazione, questo è normale. Se devo trovare un difetto, perché sembra che non ne abbia, beh, uno l'ho trovato, uno, perché questa corona è semplice sì, ma è efficace, se l'avrete capito penso. Uno solo che ho trovato, sapete qual è? Il cavo USB è troppo corto, ho dovuto prendere una prolunga rispetto alla mia configurazione, ma normalmente comunque i computer stanno dietro o al lato, quindi c'è bisogno di un po' più di lunghezza. È una stupidaggine perché basta prendere un cavo USB più lungo ed è risolta, però andava segnalato, magari i ragazzi di Ace Elite adesso lo sapranno e magari invece di mettere nella confezione questo ne prenderanno uno più lungo per migliorare una dotazione che comunque questo volante già ha di base molto
molto figa, veramente. Io sono veramente sorpreso da questa corona, perché non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anche in base alla fascia di prezzo in cui si situa. Vi ricordo, 429 euro IVA compresa, ve lo dico subito a chi volesse chiedermi: ma me la consigli? E ovviamente sì, ragazzi, ovviamente sì, perché il rapporto qualità prezzo è pazzesca. Mamma mia, non riesco a fermare, cioè tutta sta combo è fighissima, tra questa MP48 Alton Park e questa corona, che dire, mi ha sorpreso davvero. Vi ricordo, l'ufficialità dell'uscita di questa corona è tra il 18 e il 20 di ottobre, sarà fatta in edizione limitata. Quindi, cosa dire, se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento, ditemi che cosa ne pensate di questa corona e iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao. Wow, pure con il controllo, fantastico. Ciao ragazzi.